Ben ritrovati con il tempo di un caffè. Nella puntata di oggi parliamo del sanguinaccio. Sì, Barbara, parliamo di uno dei classici dolci della tradizione del carnevale napoletano. Il sanguinaccio non è un dolce come lo possiamo definire in senso classico, è una crema, quella che oggi potremmo definire una crema spalmabile. È un dolce che nasce in Basilicata, sempre da origini contadine, sempre da origini umili, ed è un dolce che rievoca un equilibrio tra quello che era una credenza pagana e quello che è poi il rito tradizionale della Pasqua cattolica con il sangue. Il nome stesso rievoca il sanguinaccio, in quanto prima si aromatizzava con il sangue di maiale, cosa che poi è stata vietata nel 1992, e oggi viene presentato invece con una nuova ricetta con doppia cioccolata, di cui una delle due poi dovrebbe andare a sostituire il sangue, e poi ci sono da varie contaminazioni con il cedro, con le gocce di cioccolato, e alla fine diventa un ottimo contorno per chiacchiere e savoiardi. È il momento di andare in cucina da Stefano per vedere la ricetta. Amatissimo da adulti e bambini è il sanguinaccio. Sanguinaccio, una volta si faceva col sangue di maiale. Adesso doppio cioccolato. Doppia crema di cioccolato. Andiamo con gli ingredienti? Andiamo. Allora, latte, zucchero, cacao, amido, goccine di cioccolato, cannella e vaniglia. Da dove si inizia? Iniziamo a far bollire la metà sui tre etti il latte. Latte intero? Latte sì, e zucchero. Mettiamo sul fuoco. Facciamo riscaldare e lo portiamo ad ebollizione. Così ci facilitiamo per non stare sempre a girare finché non bolle. Ok, sciogliamo un po' lo zucchero. Ok. Nel frattempo qui, nella parte del latte che ci è rimasta, gli aggiungiamo l'amido. Andiamo a mescolare col latte, facciamo una piccola pastetta. Dopodiché gli aggiungiamo anche il cacao. Di nuovo col calore del latte andiamo a sciogliere tutto. Una volta ottenuto questa crema, nel frattempo il latte sta bollendo, andiamo a metterci tutto il composto dentro. Tutto insieme? Tutto insieme. Giriamo con un fustino. E lo rifacciamo ribollire. Il tutto a fuoco basso? Sì, a fuoco lento, che sono piccole dosi. Con un mestolo così andiamo a grattare sul fondo della pentola. Per evitare che si attacchi e si bruci. Tutto il cacao, sì. Adesso grumi aspettiamo che si. No, grumi no. Ottimo lavoro. Ok, ho ottenuto il bollore. Vedete, in modo che si fanno anche dei grumi, perché stesso l'amido che si solidifichi. Se sto a caldo, ci aggiungiamo le goccine di cioccolato. Così doppio cioccolato. Doppio cioccolato, col calore si sciolgono. Diventa anche più lucida. Una volta sciolto la mettiamo in una pentola di acciaio, la facciamo raffreddare. Vedete com'è bella lucida? La consistenza anche quella. La consistenza è quella che è. Una volta raffreddato, bisogna raffreddarlo però, e aggiungiamo cannella e vaniglia, che se lo mettiamo col colore che è bollente, evapora gli odori, il sapore. Quindi ci vorrà almeno un paio d'ore. Sì, almeno una mezz'oretta per farla raffreddare. Ed ecco ottenuta il nostro sanguinaccio. Quella che avete visto con Stefano è la ricetta tradizionale del sanguinaccio che si consuma nelle feste di carnevale a Napoli. Ovviamente il sanguinaccio ha avuto diverse contaminazioni, qua abbiamo il cioccolato, le gocce di cioccolato, qua abbiamo il cedro, che è la ricetta più tradizionale della Basilicata. Ci sono anche altre contaminazioni, tipo con la frutta secca, che il sanguinaccio con la frutta secca è un dolce tipico della tradizione calabra. Quindi diciamo che a noi il sanguinaccio a Napoli piace così.